Buongiorno a tutti gli amici di La Passione per il Delitto Channel. Oggi abbiamo con noi Alberto Morelli che ci parlerà e ci presenterà il suo nuovo romanzo La giustizia del Quelebre. Alberto, grazie per essere qui con noi, grazie per l'invito. Ti chiedo già di mostrare la copertina Certo. così possiamo anticiparla ai nostri appassionati amici lettori. La giustizia del Quelebre, edito da Clown Bianco. Io devo raccontarvi un piccolo retroscena di carattere personale perché ho conosciuto Alberto in qualità di organizzatore del Festival Giallo Ferrara, un festival bellissimo di cui ho avuto la fortuna di essere ospite alcuni anni fa, in uno scenario che è vabbè, la cornice perfetta per un romanzo, come appunto ci dirai a breve, ma anche per un festival. Insomma, le nebbie e i delitti della città sono proverbiali. Allora, Alberto, hai deciso di passare dall'altra parte della barricata. Prima ci Sì. invitavi e ci presentavi e ci promuovevi e adesso anche tu sei nella mischia. Siamo molto felici, molto curiosi, sicuramente i nostri amici della Passione per il Delitto Channel di conoscere la tua storia. Ci dici qualcosa su di te intanto, così per partire. Sì, allora, come hai già anticipato, io per un po' di anni, ma non solo per Giallo Ferrara, ma anche per altre situazioni qui proprio a Ferrara, mi sono occupato di organizzazione di eventi culturali. Giallo Ferrara è stato un po' il top, insomma, la cosa più grande, più consistente che siamo riusciti a fare. E quindi insomma ho fatto questo, è la parte mia che riguarda quello che mi piace, la mia passione, eccetera. Poi dopo io giustamente ho il mio lavoro, faccio le mie cose. Io lavoro al Museo dell'Ebraismo di Ferrara, mi occupo di, insomma, di presidi, di fare guide, eccetera, eccetera. E ovviamente il salto che tu dicevi della barricata, tra virgolette, è avvenuto in realtà in maniera abbastanza graduale, anche se sembra invece tipo sboccato dal nulla, però in realtà è stato molto più graduale, Immagino. e che è un salto che diciamo che negli anni ho accarezzato molto, e invece un po' di mesi fa, grazie appunto all'interessamento di Clown Bianco, che saluto, Vania e Stefano, che saluto sempre tanto, grazie al loro interessamento, la mia idea, il mio progetto della giustizia del Quelebre è diventato realtà, e quindi ho saltato la barricata a tutti gli Certo, effetti. Ciò non toglie che, insomma, tornerò anche dall'altra parte della barricata, di qua e di là, no? Un po'. beh, si capisce che la passione per il delitto che ci anima in effetti sia la molla ispiratrice dei due differenti aspetti Assolutamente. della tua professione, sia da parte di come organizzatore, adesso come autore. Allora, dici qualcosa sulla trama fin dove vuoi spingerti. Allora, sì, essendo un thriller, come sappiamo tutti, sa tutto il channel qui, non si può mai andare troppo oltre. Possiamo dire questo. Allora, la giustizia di Quelebre incomincia in maniera immediata, in maniera quasi tragica, perché incomincia subito con punto di vista del nostro protagonista, di cui magari ovviamente facciamo Certo. un accenno dopo, che in un sogno che fa, in un quasi sogno delirante, quasi un sogno visione, ripercorre quello che è stato ovviamente l'evento più drammatico della sua vita recente, che è la morte l'assassinio, anzi, della sua compagna. E come trascinato dal sogno alla realtà, lui viene richiamato all'ordine, tra virgolette, quando alcuni suoi colleghi, una sua collega, lo chiama appunto per raggiungerla sul luogo di un delitto, di un pluridelitto. Sono stati uccisi a colpi di pistola tre ragazzi della Ferrara Bene, quindi diciamo un po' questa immagine di questi, diciamo, ricchi senza, in questo caso molto senza morale, insomma, molto superflui da un certo punto di vista.
Ma la cosa che colpisce subito è che sono stati uccisi mentre stavano per aggredire, e in parte avevano già aggredito, una giovane ragazza. Quindi subito il nostro ispettore più la sua squadra si rendono conto che c'è una presenza in città, una sorta di giustiziere, una sorta di vendicatore solitario che punta ad arrivare dove in teoria la polizia e le forze dell'ordine non riescono ad arrivare. E quindi c'è questo individuo che si fa chiamare l'anarchico proprio per questa ragione, Perché firma i suoi perché delitti? firma tra l'altro i suoi delitti con proprio una sorta di veramente quasi un biglietto da visita con la classica rossa cerchiata che è quella dell'anarchia. E quindi incomincia subito ovviamente una lotta all'assassino che si dipana per le strade di Ferrara, che ovviamente erano come dire, l'ambiente più adeguato. E la cosa interessante è che a un certo punto, senza andare ovviamente troppo in là, il nostro protagonista, il nostro detective, l'ispettore De Martino, si rende conto che anche in questo caso dall'altra parte della barricata, cioè che dall'altra parte della legge, questo anarchico non è troppo lontano da alcune sue stesse volontà, alcune sue stesse azioni. Perché il pregresso, ma tanto questo si dice all'inizio, quindi in realtà non è un Ok, grosso si può spoiler, quindi dire, si dice ok. all'inizio, l'ispettore De Martino, quando ha visto assassinata la sua compagna, come vediamo appunto in questo sogno iniziale, lui si è fatto giustizia da solo, nonostante essere un uomo di legge, ha sparato, ha eliminato questo killer, questo assassino. Quindi lui si è fatto giudice, giuria e boia, ovviamente. E quindi per lui il concetto della giustizia è stato già travalicato. Quindi nell'anarchico vede una sorta di un se stesso allo specchio, uno specchio rovesciato di se stesso praticamente. E questo è quello che poi dipana anche la trama, che ovviamente poi dopo ha i classici svolgimenti da thriller, da poliziesco, eccetera. Certo. Però insomma, questo è l'incipit Il filo è un conduttore, po' il filo sì. Cioè conduttore, esatto. il concetto di, appunto, di giustizia distributiva, di vendetta, di fino a che punto è lecito spingersi, e quindi il conflitto dell'investigatore è anche, però, che viene chiamato comunque ad un incarico importante, cioè scoprire Assolutamente. l'identità dell'assassino. Chi è la squadra dei gatti neri e perché si chiama così? Noi siamo tutti Allora, gattari, quindi siamo molto felici per questa cosa. esatto. Allora, anche io sono un gattaro, Lo so, ovviamente. Dunque, sì, è nato come un aneddoto, questo ovviamente. L'ispettore De Martino, l'ispettore Ilaria Costa e il resto della squadra non sono nati in questo romanzo, cioè sì, ufficialmente sì, Sì. ovviamente, però precedentemente, pensa, durante un giallo Ferrara, mi sembra che non fosse quello dove eri ospite anche tu, però insomma, in un giallo Ferrara si era scelto di aggiungere ai vari eventi del festival anche una piccola raccolta di racconti a tema che uscirono con il nome di Racconti Appesi. E io e la mia compagna, che si chiama Eleonora, tra È l'altro, che autrice anche lei, tra lei è anche l'altro. autrice, Sì, assolutamente, anche lei è scrittrice, Eleonora Pescarolo, sì, esatto, assolutamente. ricordiamola. A cui ovviamente è dedicato il romanzo. E a cui diamo un saluto. Sì, non ho pensato che l'avessi No, dedicato a lei, in effetti. Sì, la salutiamo anzi. assolutamente. Praticamente ci siamo messi a quattro mani a scrivere un raccontino per partecipare a questa raccolta. E in questo racconto c'erano proprio questi due personaggi che erano l'ispettore De Martino e l'ispettore Costa, che si trovavano in una faccenda in cui, in un caso non ufficiale, in cui dovevano scoprire che fine avevano fatto dei piccoli gatti neri perché erano scomparsi. Lo scoprono nel racconto e la ragazza, che tra l'altro è un altro dei personaggi
personaggi del romanzo, perché la tatuatrice è Trix, per ringraziarli di aver ritrovato questa cucciolata, regala a tutti i membri della squadra un cucciolino di gatto nero. E quindi i gatti neri viene da questo, quindi tutta la squadra ha un gatto nero praticamente, quasi tutta, poi dopo alcuni ultimi aggiunti alla squadra ovviamente non ce l'hanno, perché non è Non che c'erano più, erano finiti i gatti. e quindi e quello nasce, però ti dico, la squadra, il nome diciamo nasce da quello, quindi la sfortuna per i criminali, questo era il giochino sul gatto nero, no? E la squadra è formata fondamentalmente appunto dall'ispettore Alessandro De Martino, chiamato Dem da tutti, dall'ispettore Ilaria Costa, che è la sua controparte, il personaggio con cui lui interagisce maggiormente e a cui fa sempre riferimento quando nel mezzo dell'indagine le cose sono troppo nuvolose, troppo Nebulose, nebulose, mi stavo sì. intrigando. E lui cosa fa? Lui chiede a Costa perché sa che lei è l'unica che può in qualche modo, no, dare senso alle sue varie percezioni, alle sue varie sensazioni. Un po' alla Mulder-Scully, la parte Oh, più da un certo punto di razionale, vista, sì. è la parte invece più quadrata, Dopo più logica. si girano intorno il background da cui nasciamo e Immagino. nascono tante cose, e Sì. sono sempre quelle. Abbiamo questo immaginario, Esatto. esatto. E poi ci sono appunto anche gli altri membri della squadra. C'è l'ispettore capo, che vabbè, al momento ha questo ruolo momentaneo di commissario di Bertoni, che è la razionalità fatta persona. Ci sono, e poi ci sono anche gli altri membri, c'è l'ispettore Rocchi, poi c'è il giovane che è questo Dante Gariboldi, che anche lui nel romanzo ha tutta una sua vicenda personale, anche lui succedono un po' di tutto. E la squadra funziona bene perché sono tutte delle personalità molto differenti che però trovano un modo comunque sempre di incastrarsi bene, no? Come un puzzle fatto per bene. Tant'è che infatti, no, non lo possiamo dire perché è uno spoiler. Va bene, non andiamo oltre. Allora, quindi abbiamo descritto il plurimicida, l'anarchico, una squadra molto coesa, fatta di elementi che si completano, la Ferrara dei giorni nostri. E però, allora, visto che il nostro tempo comincia ad esaurirsi, ci devi spiegare qualcosa di questo titolo che è Il così Quelebre. curioso, il Quelebre, cos'è, cosa fa nella Allora, storia? apro e chiudo parentesi. Giustizia, ovviamente questo è chiaro, è riferito al concetto della virtù cardinale della giustizia, ovviamente. Quindi, Certo. il Quelebre, allora, il Quelebre c'è una storia ovviamente dietro, perché in ogni cosa che noi facciamo come scrittori, come sai, c'è sempre comunque due o tre storie dietro, no? Esatto. Allora, il Quelebre come nasce? Nasce da un viaggio di un bel po' di anni fa, ormai saranno 10, forse anche 12, che ho fatto con un paio di amici in Spagna, nella zona nord della Spagna, quindi andando anche nelle Asturie, questa Spagna che non ti aspetti, una Spagna fatta di montagne piuttosto che di caldo e di mare. Sì. E nelle Asturie c'è proprio questa tradizione, questa leggenda di questo mostro, di questa creatura che è il Quelebre, che è una specie di drago, una specie di serpente mitologico, che se ne sta in una caverna, accumulando tesori e rapendo le fate che per la tradizione spagnola sono le xanas, e quindi lui le rapisce. La leggenda vuole che ci sia solo un modo, ovviamente è invincibile, è imbattibile, è indistruttibile. La leggenda vuole che ci sia solo un modo per sconfiggerlo, ed è quando un prode cavaliere, nel giorno della notte di mezz'estate, riesce a raggiungerlo e a colpirlo e a trafiggerlo, perché in quel momento le scaglie del Quelebre sono più morbide, quindi quello è l'unico modo Ok. in cui si riesce a eliminarlo. E l'ho scelto perché, vabbè, intanto perché mi è rimasto in testa da più di 10 anni questa figura mitologica, che tra l'altro è il tatuaggio che poi ha il nostro protagonista sulla spalla, ovviamente, e poi perché mi piaceva l'idea di questo mostro mitologico imbattibile. Quindi, da un certo punto di vista, il nostro protagonista non è tanto, si identifica più con il mostro che deve essere sconfitto piuttosto che con il cavaliere che sconfigge. Quindi c'è anche una sorta di psicologia rovescio, no? Sul Certo, nostro bello. De Martino. E quindi l'idea era questa, no? Del Quelebre, e nasce in questo modo. Molto, molto interessante. Alberto, il nostro tempo è finito. Io ti ringrazio per essere stato ospite della Passione per il Grazie a Diritto Channel. voi, sempre. Sono certa che i nostri amici in ascolto saranno molto incuriositi dalla tua storia. Ti prego di far vedere ancora la copertina. Io dispongo solo dell'ebook.
In questo momento non posso, Aspetta per che... questo, eccolo qua, La giustizia del quelebre di Clown Esatto. Bianco, edito da Clown Bianco di Alberto Morelli. Eccolo Alberto, ancora grazie, ci qua. saranno Grazie a altre te, occasioni Sofia. per Ma speriamo di rivederci. sì, dai, anche in persona magari prossimamente, Assolutamente, dai. assolutamente. E grazie ancora. Ma Ciao, grazie a alla voi. prossima. Ciao, 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 ciao. ciao, ciao, ciao.